Durante il seminario succede una cosa molto interessante, si fa una specie di gioco. Un gioco bellissimo, durato 2 giorni, molto intensi. Come un bambino che è appena stato al parco giochi ed è ancora nell'estasi del divertimento, che non ha ancora capito cosa è successo, ma si è divertito talmente tanto che pensa quando ci potrà tornare per capire che cosa succede. Ognuno porta dei temi che sono quelle cose che pensa che siano importanti per lui e che in quel momento sono importanti per lui. Vengono distribuite delle carte sulle quali vengono posti i temi e poi in un modo molto particolare attraverso i mirroring si abbinano le persone ai temi e poi a questi temi viene abbinata una frase e un simbolo, un disegno. Perché ogni persona rappresentava un simbolo del mio vissuto e del mio tema portato. Persone in quel momento sono degli specchi di te e quindi è come se tu fossi in quella stanza da solo. Permette attraverso la sincronicità di vedere nelle altre persone e rispecchiare degli aspetti che ci sono dentro di me, il simbolo che vive dentro di me. La sensazione di essere circondata da me stessa. Cioè io non ero più dentro di me e basta, ero fuori, ero nelle altre persone, ero nella musica, ero in quello spazio. Incontrare questo tema che diventa persona vivente con la quale relazionarsi ha provocato delle emozioni molto forti dentro di me. Quell'alone anche un po' magico, misterioso, di non riuscire a capire come persone che non conosci in realtà ti danno delle risposte molto specifiche, molto dirette. È stato veramente entusiasmante vedere come le persone che assolutamente non ti conoscono abbiano tirato fuori da te, frasi e situazioni dove, perdonatemi, ma le coincidenze non esistono. Parlare con questa persona che non conoscevo di fronte a me e avere quasi per magia la sensazione che questa persona capisse esattamente quello che io intendevo. Questa è stata un'esperienza molto interessante, perché viceversa io sentivo che l'altra persona provava lo stesso genere di sensazioni, di emozioni, e questa era una cosa veramente nuova per me. Quando i temi di loro spontanea volontà sono venuti a cercarmi per dirmi delle cose, beh, hanno detto delle cose che mi sarei mai aspettato, cioè, ho avuto per un momento il dubbio che sapessero cosa rappresentavano per me, perché è stato veramente incredibile, veramente. Si è talmente interconnessi che quello che vale per me nel momento in cui vivo il mirroring vale anche per un'altra persona, però sono due film completamente diversi, eppure coerenti. Sconvolgente a volte, capire come tutto si collega e come tutto abbia magari una radice molto più profonda di come appare. È molto semplice entrare in relazione con gli altri perché è come se entrassi in relazione con delle parti di te. Tutto ciò che ci circonda fa parte di noi, perché ho proprio sentito quella parte di me, di fronte a me, che mi parlava e con la quale io conversavo, e il tutto aveva un senso. Un vero viaggio, tant'è vero che io ho avuto la percezione, dopo 2 giorni di seminario, che fosse passato un mese, cioè non 2 giorni. C'è un dilatarsi del tempo, c'è la percezione di un tempo diverso. Quindi eravamo, forse in quello spazio eravamo fuori dal tempo. Tutte le persone che sono lì sono fuori dal tempo e quello che rappresentano è simbolicamente sopra la storia, sopra la materia, no? Mi è piaciuto
l'idea di essere proprio parte integrante di questo universo. E quando una cosa tu la tocchi non puoi più dimenticarla. E per me questa è la cosa più preziosa, poter sperimentare in una piccola stanza il gioco del macrocosmo, in un piccolo microcosmo. Com'è nella stanza e poi nella vita. Ho scoperto che con i temi della mia vita non solo ci si può svagare, ma si possono trovare dei tesori veramente interessanti. È una cosa fantastica. È che le persone che non avevo mai visto prima, a fine seminario, le amavo tutte, proprio indistintamente. Molto bello.